Io ho avuto la fortuna di poter viaggiare in luoghi anche remoti perché ho avuto la fortuna di poter fare delle spedizioni alpinistiche in Himalaya, in Karakorum. E quei viaggi sono belli perché sono viaggi ricchi ed essenziali, secondo me, nel senso che sono viaggi a piedi e quindi quando ti muovi a piedi hai l'opportunità di ricominciare a prestare attenzione ai particolari. Particolari dietro cui spesso si nasconde la realtà. Incontri popoli, vedi panorami, poi arrivi sulla cima di una montagna e lassù io credo che ti rendi conto che noi esseri umani, siamo parte. La sensazione che vivo lassù è proprio un senso di appartenenza e quindi quando arrivo in cima alle montagne non alzo mai le braccia in segno di conquista, ma proprio provo questa sensazione pacificante di appartenenza. E quindi è fondamentale capire questo e attraverso questo rendersi conto che è così fondamentale rispettare l'ambiente, rispettare la natura, rispettare tutti gli esseri viventi.